Quanti bei momenti! Adesso a proposito di momenti, altri momenti musicali, quindi ne parleremo con tre ospiti. Allora lancio la sigla di Confidenzialmente con... Eccoci qua, allora sono in compagnia, quindi do il benvenuto a Marco Petrozzi. Buonasera, buonasera. Ad Antonio Buldini e Alessio Romani. Allora parliamo di... Sì, l'applauso ci sta benissimo. Parliamo di Campus Arte e Talenti, ne parliamo subito con Marco. Campus Arte e Talenti, sì. È un'organizzazione discografica che si prefigge di portare avanti alcuni progetti al fine di dare una giusta formazione ai giovani talenti che cantano e dare anche la possibilità di essere promossi e fare determinate esperienze su vari palchi, televisione, teatri e quant'altro che ci viene permesso di fare. Ma tutto questo per arrivare poi a coronare tutto un grande lavoro che facciamo su questi ragazzi per la realizzazione poi di progetti, di canzoni e di brani inediti, e per cui il campus è formato da professionisti del settore. I miei colleghi... Non a caso appunto Alessio Romani e Antonio Buldini. Certo, che sono qui con me e con loro portiamo avanti questo progetto che lo riteniamo molto interessante, però con un occhio chiaramente etico, molto coerente, in linea con i tempi che corrono, sia quelli economici che con quelli anche dell'appiattimento discografico che esiste. Quindi un'accademia di formazione a tutto senz'altro, tondo. Senz'altro, sì, perché senza la formazione noi non crediamo che si possa poi rimanere, avendo poi la fortuna del successo, rimanere per tanto tempo. Sì, la fortuna è una piccola componente, certo. Ma se non c'è di base una preparazione, poi non si va da nessuna parte. Quindi ragion per cui avete fatto benissimo a mettere su questa accademia. Il promotore sei stato un po' tu? Beh, diciamo che dalle vecchie, dalle esperienze che ho fatto con questi ragazzi da tanti anni, dalle officine artistiche che io promuovevo, siamo arrivati al Campus Arti e Talenti. Bene, allora vogliamo sentire subito il primo talento, quindi sentiamo subito Daniela Biagini con Vado Via. Daniela Biagini, noi restiamo qui. Vado via da questa casa, io non cambio idea, ne avevo già abbastanza. Vado via da questa gabbia, no, non sono tua, è meglio fare senza te che continuare adesso. Con le tue mani addosso, quel che tu chiami amore che non c'è. Ora che sento che c'è questo vento ed è un respiro che arriva all'anima. Cos'è più importante? Un anno, un istante, se ore e ore. Vado via da questa inutile mia nostalgia, io voglio trasparenza. Vado via da questa rabbia, sono soltanto mia, è meglio fare senza te che continuare adesso. Con le tue mani addosso, quel che tu chiami amore che non c'è. Ora che sento che c'è questo vento ed è un respiro che arriva all'anima. Riesco a liberare il cielo dalla paura dei tuoi mutamenti.
immagini i momenti dove sono una tua cosa, un animale che sta lì in attesa. E adesso che non voglio più ascoltare, ritornare, digerire tutto come prima, vado via dalle tue urla ambrate di follia, perché adesso sono mia. Ora che sento che c'è questo vento, ed è un respiro che via. Complimenti Daniela Biagini, vado via, una canzone di Antonio Boldini, veramente un bel pezzo, ascoltato bellissimo.